Buon pomeriggio a tutti. A mio parere c'è sempre l'idea che le crisi soffrono di pessima reputazione. Al contrario, credo, a mia modesta opinione, che dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere celebrate e in un certo senso anche considerate qualcosa di molto positivo. Nella frase lì, in effetti, racchiude questa idea della crisi, cioè dell'idea che le crisi molto spesso portano a cambiamenti, quindi c'è l'idea di non seguire più cose che magari ci legano al passato, magari sono state fatte per tantissimo tempo, e quindi c'è un cambiamento socioculturale o politico e così via. Ovviamente, un esempio molto chiaro in relazione all'idea della crisi è quella della famiglia. E se in questo momento si chiedesse a un bambino, o magari a un bambino che vive nel mondo, in the Western world, di disegnare la propria famiglia, ovviamente il disegno avrà un papà, una mamma, magari un fratello o una sorella, e se ci sono anche dei cani o dei gatti a casa, vivono con loro. Ma se si chiedesse a questi bambini tra un paio di anni di disegnare la propria famiglia sarebbe completamente diverso. Questi due bambini sono dei twiblings. Twiblings è un nuovo termine del dizionario, in effetti contemporaneo, che è formato dalla parola twins e siblings, quindi da gemelli e anche da fratelli o sorelle. E nasce in relazione alle nuove tecnologie che vengono utilizzate per la fecondazione artificiale oppure l'utilizzo di surrogates, di persone che portano gravidanze avanti per altre persone. E loro sono dei twiblings perché questa coppia, lei seduta e lui sul lato destro, hanno deciso di avere un bambino, però purtroppo lei non poteva portare avanti la gravidanza, quindi hanno scelto una donna pagandola per portare avanti la gravidanza utilizzando un ovulo un proprio ovulo che veniva da lei. Poi si sono detti: facciamo un bambino, perché non ne facciamo due allo stesso tempo? Quindi hanno pagato un'altra donna ed hanno contemporaneamente avuto due bambini allo stesso momento, però da due donne diverse. Quindi da quello il termine twiblings. Quindi la cosa diventa un po' complicata. Quindi, chiedendo a loro di disegnare la famiglia, il disegno che abbiamo visto precedentemente sarebbe un po' completamente diverso, perché inizia ad avere delle persone che partecipano, che sono socialmente magari non legate a loro, però biologicamente o magari hanno delle relazioni che sono un po' diverse da come intendiamo la dinamica in cui viviamo in questo momento, con cui la famiglia viene considerata in questo momento. La stessa cosa se si chiedesse alla bambina nella fotografia di disegnare la propria famiglia. In Romania, la donna sul lato destro è considerata forse una delle donne più anziane a cui ha dato vita, è riuscita ad avere una gravidanza molto tardi, se ricordo bene sono 67 o 68 anni. Ovviamente se si chiede a lei di disegnare la propria famiglia, nuovamente sarebbe completamente diversa. Ed è la stessa cosa di John McLejon. Una persona molto ricca in Inghilterra voleva avere dei figli, ma non voleva avere una relazione con una donna perché aveva paura che magari se ci fossero stati dei problemi di litigio e così via, ci sarebbe stato il problema dei bambini dove andare, a chi darli. Quindi ha deciso di andare su internet e utilizzando un sito come magari se lo si fa per acquistare altre cose, ha comprato un ovulo, ha scelto una donna. Ed è lui in Inghilterra, queste persone erano in America, dopo 9 mesi sono nati tre bambini, triplets. E la cosa interessante di questa cosa qui è che il modo in cui vengono scelte queste cose vengono fatte in modo, come dicevo, quasi come per esempio acquistare un'autovettura. Si scelgono il colore dell'interno, il colore dell'esterno, la cilindrata e così via. Se si va su uno di questi siti, inizialmente si sceglie la tipologia, per esempio, siccome questo è in America, si può scegliere lo stato da cui la persona proviene, la razza oppure il tipo di religione. Una volta che è fatta la prima scelta, ci sono varie persone che, shortlisted, se vogliamo, dei profili che sono stati scelti all'inizio. E poi se si clicca su una di queste persone c'è un profilo molto più completo, con delle cose magari registrate per la voce, oppure legate all'educazione, al tipo di aspirazioni che hanno e così via. Qui per esempio c'è il prezzo del donatore. Ovviamente se la persona già ha donato degli ovuli e hanno contribuito alla nascita di un bambino o di una bambina, costa molto di più, ovviamente. È una questione di mercato, se vogliamo.
E poi ci sono delle cose un po' ancora più interessanti. Questa è un'azienda in America che si chiama California Cryobank ed hanno un programma che si chiama Donors Lookalikes. Hanno una data bank di donatori di sperma che assomigliano a persone famose. Quindi è possibile scegliere in questa lista, per esempio, dello sperma di una persona che assomiglia a Bill Gates oppure a Danny DeVito. Ed è una cosa abbastanza interessante dal profilo socioculturale. Uno si chiede per quale motivo uno deve scegliere. Però fondamentalmente ci dà la possibilità di scegliere cose che in un certo senso ad alcune persone fa anche piacere. Ed è quella una cosa interessante dal profilo dell'idea di pensare, cioè di distinguere le due cose, del consumatore e del cittadino. Come cittadini noi in effetti siamo molto... facciamo delle critiche, ci interessiamo a cose, magari ci arrabbiamo e così via, partecipiamo a dibattiti, però come consumatori molto spesso siamo irrazionali, quindi le cose che facciamo come consumatori sono molto diverse dalle cose che facciamo come cittadini. E queste cose qua sono interessanti nel contesto, se pensiamo, della crisi, perché ovviamente poi bisogna pensare alle due cose in modo parallelo. Come designer, una delle cose che ho cercato di fare nell'ultimo decennio è quello di avvicinarmi a temi come in questo caso della famiglia e il cambiamento della famiglia, più che altro in crisi, perché mi piacerebbe pensare all'idea della famiglia che cambia più che altro che la famiglia in crisi. Ovviamente come designer ho sviluppato delle idee in relazione a queste varie aree di ricerca. Una delle varie cose che ho pensato nel contesto dell'idea della surrogates, cioè dell'idea che c'è una donna magari in un altro paese che porta la gravidanza avanti per una coppia, una persona che ha pagato quella persona, una delle cose che non puoi fare è da distanza e controllare se la persona per esempio fumi o magari mangia delle cose che non fanno bene oppure beve, ci sono delle cose che magari fa che potrebbero danneggiare la salute del bambino. Questo è un servizio che dà la possibilità della persona che porta avanti la gravidanza di mettere un cerotto digitale che registra alcune delle la fisiologia della persona. Quindi a distanza è possibile controllare se la persona utilizza alcol oppure fuma o magari fa delle cose che potrebbero danneggiare la salute del bambino. Un'altra idea è quella di, ovviamente c'è il rapporto quando la gravidanza è nella stessa casa, c'è un rapporto molto diretto tra i genitori, se vogliamo, le persone che sono lì, quindi c'è il contatto anche quotidiano con la mamma, in effetti, che è in gravidanza. Quindi ci sono moltissime persone che parlano in effetti alla pancia, se vogliamo, al bambino che è all'interno della donna. E anche addirittura suonano della musica che magari potrebbe piacere a loro. Ovviamente se sei a distanza questa cosa non puoi farla. In questo caso, utilizzando questo oggetto e mettendo questo apparecchio sulla pancia della donna, da distanza hai la possibilità di parlare alla pancia e di anche suonare della musica magari preferita e mandarla a questa persona che magari vive in un altro paese. La terza idea sono dei giocattoli che vengono utilizzati. Uno è una pancia, se vogliamo, l'altro è uno sperma e un altro è un ovulo. In relazione a come vengono utilizzati si può spiegare ai bambini come sono in effetti come sono nati e come la famiglia è stata costruita, in relazione a come vengono utilizzati tra di loro. E mi piacerebbe terminare con questa quote di Wells, che è un science fiction writer, che in effetti dice che la crisi di oggi è in effetti la barzelletta di domani. Grazie.